Magazzini in via Passaggio del Doccino, a breve la bonifica e poi diventerà il deposito dei palchi per il Palio. Cambio della linea S3, Giustarini risponde, la zona di Porta Tufi è coperta dal 54 e dal 14. Santa Maria della Scala, il presidente Leone a New York a caccia di investitori, primo passo, un nuovo statuto, poi la programmazione. Per lo sport, atletica Awani e Chiappinelli del Tuscany Camp alla caccia del pass olimpico. Tutto questo e molto altro ancora tra pochissimo all'interno del nostro TG. Buonasera e benvenuti al TG91. Il comune di Siena è pronto con una determina a bonificare i magazzini vicini a via Nino Bixio, da tempo segnalati dai cittadini per la presenza di Eternit. Questi verranno poi utilizzati come deposito per palchi e steccati del Palio. Sul posto per noi Veronica Costa. Una storia molto lunga, quella che riguarda l'area comunale in via Passaggio di Doccino, vicino a via Nino Bixio. I magazzini utilizzati in passato dal comune di Siena sono ormai abbandonati da molti anni. La richiesta di riqualificazione della zona è arrivata più volte da parte dei cittadini, con segnalazioni proprio per la copertura dei magazzini in Eternit. Ma nel tempo, nonostante le varie proposte, nessun passo avanti è stato fatto. Adesso arriva da parte del comune di Siena un atto dirigenziale in cui si parla di demolizione e bonifica per la riqualificazione della zona. Un passo che vuole essere fatto il prima possibile, proprio per le criticità più volte segnalate da parte dei cittadini che vivono in questa zona. Nell'atto si parla anche del nuovo utilizzo dei magazzini. Dopo il recupero della zona si vuole utilizzare l'area come punto unico di stoccaggio e deposito delle attrezzature utili all'allestimento del Palio, si legge proprio nella determina. I magazzini diventeranno quindi il deposito per palchi, steccati, varchi utilizzati per il Palio, che attualmente si trovano principalmente in cerchiaia. Un primo passo quindi sembra proprio che stia per arrivare per un nuovo utilizzo dell'area, ma soprattutto anche per una bonifica che da fin troppo tempo viene richiesta da parte dei cittadini. E a commentare il percorso di riqualificazione dei magazzini, da tempo al centro di polemiche da parte dei residenti della zona, è stato ai nostri microfoni il dirigente dell'ufficio tecnico del comune di Siena, l'ingegner Paolo Ceccotti. Un atto da parte del comune di Siena per la bonifica e riqualificazione della zona dove sono presenti i magazzini comunali in via Passaggio di Doccino. Questi magazzini da molto tempo sono abbandonati, adesso però si faranno i primi passi per un nuovo percorso nella zona. Sì, si faranno i primi passi, l'amministrazione ha sposato l'ipotesi che è stata fatta, quindi si procederà con il recupero delle coperture che attualmente sono malmesse e in materiale non idoneo, e il recupero degli spazi dove troveranno collocazione tutte le nostre cose che servono per l'allestimento del salotto per il Palio, insomma, quindi palchi, cancelli, steccati e quant'altro. Questa zona ha avuto un percorso abbastanza travagliato, da tempo anche la cittadinanza chiedeva questa bonifica proprio appunto per la presenza di Eternit nella copertura. Sì, infatti era anche una segnalazione arrivata di recente al signor sindaco, abbiamo ripreso la questione che era ferma da tempo e grazie alla collaborazione dei colleghi del servizio finanziario abbiamo individuato le risorse e ci siamo dati da fare subito, infatti l'atto è della fine dell'anno 2023 per cercare di attivarsi quanto prima. Ecco, quando avverranno questi lavori e perché la decisione di creare un magazzino per quelli che sono le attrezzature utilizzate per il Palio? Allora, i lavori dovrebbero avviarsi nella primavera, sono anche lavori tutto sommato semplici perché si tratta di sostituire la copertura, di fare un adeguamento funzionale, quindi realizzare un bagno all'interno, rivedere gli impianti e sistemare un po' gli ambienti esterni. La decisione è semplice, in modo tale da avere nello stesso posto, nello stesso luogo, tutti i materiali che servono. E è un luogo anche particolarmente adatto perché ci sono altezze, ci sono spazi che consentono nel caso di necessità di fare interventi manutentivi sulle attrezzature direttamente sul posto.
Ecco, perché nel tempo c'erano state varie teorie, no? Su questi magazzini, sull'utilizzo di questi magazzini, poi nessuna è riuscita ad arrivare, diciamo, all'obiettivo finale, quindi poi la decisione praticamente di mantenerlo il comune per questo scopo. Sì, inizialmente erano quelli vecchi magazzini dell'illuminazione pubblica, quando il comune aveva la gestione diretta, poi sono stati in locazione o comunque in concessione a Intesa per un periodo, poi sono rimasti vuoti e inutilizzati, c'è stato un tentativo con il bando periferia a suo tempo, ma non è andato a buon fine e, ripeto, l'amministrazione ha ritenuto di sposare questa ipotesi che noi cercavamo di portare avanti da tempo, perché per noi è estremamente utile e produttivo avere tutti questi materiali in uno stesso luogo, anche soltanto per poterci lavorare. E adesso cambiamo argomento e torniamo a parlare della linea S3. Ai nostri microfoni l'associazione Le Bollicine e le operatrici delle RSA Caccialupi avevano parlato delle criticità nate da quando il bus non passa più da Porta Tufi. Ne abbiamo parlato con uno dei responsabili di Autolinee Toscane. Sentiamo cosa ha detto nel servizio di Filippo Megliattini. Sicuramente la zona di Porta Tufi e di via Mattioli è quella che è stata più interessata da tutte quelle che sono state le riorganizzazioni di questi giorni dei servizi urbani di Siena. Le segnalazioni fatte ai nostri microfoni dall'associazione Le Bollicine e dalle operatrici della RSA Caccialupi, che evidenziavano delle criticità legate al nuovo percorso della linea S3 che non passa più per Porta Tufi, sono arrivate anche ad Autolinee Toscane. Il responsabile della sede operativa di Siena, Filippo Giustarini, ha risposto parlando delle soluzioni alternative che Autolinee Toscane fornisce agli utenti. A Porta Tufi è comunque possibile in questo momento poter utilizzare la linea 54, che è il minibus, ed eventualmente si può, attraverso un interscambio giù alla fermata del parcheggio di Tufi, scendere dalla linea 54 e utilizzare la linea 3, ok? Per quindi poter accedere a tutte le località, come ad esempio il policlinico piuttosto che la stazione. Oltre a questo, nella zona di Porta Tufi è stata istituita una nuova linea, la linea S14. Questa linea sostanzialmente ha una frequenza di 30 minuti. Si origina a Sant'Andrea, la zona di Costa Alpino, quindi anche Costa Fabbrica, Andrea Fornaci, e transita da Colonna San Marco, percorre la strada di Massetana Romana, sale a Porta Tufi e si attesta a Porta San Marco. Al contrario, riparte da Porta San Marco, transitando a Porta Tufi, scende quindi giù in strada Massetana, per poi a Colonna San Marco fare coincidenza anche lì con tutta una serie di altri servizi, e poi la linea prosegue in direzione nuovamente di Costa Alpino e Costa Fabbri. Il mese di gennaio servirà ad Autolinee Toscane per capire se attuare delle modifiche ai nuovi percorsi oppure no. Una volta che partono dei nuovi servizi, si tende a monitorarli con attenzione, si cerca di ascoltare quelle che sono le problematiche che emergono. Se a queste problematiche ci sono delle risposte, quindi il problema è soltanto di informazione, si danno le risposte. Se poi emergono delle realtà o delle esigenze nuove, naturalmente si valutano per poi eventualmente decidere qualcosa anche in futuro insieme all'amministrazione comunale. Lectio magistralis del direttore del Museo Egizio di Torino al Santa Chiara Lab dell'Università di Siena. Il futuro dei musei in primo piano. E Cristian Greco ha aperto a possibili collaborazioni con il Santa Maria della Scala. Cristian Lamorte. Il museo e le sfide del futuro, ricerca, inclusione e transizione digitale. È stato il titolo della Lectio Magistralis che Cristian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino, ha tenuto nell'auditorium del Santa Chiara Lab dell'Università di Siena, gremito di persone. Greco ha presentato le profonde trasformazioni che il Museo Egizio si appresta ad affrontare in vista delle celebrazioni del bicentenario della sua istituzione, che verrà celebrato nell'autunno di quest'anno. Ma è stata soprattutto l'occasione per aprire una discussione sul futuro dei musei e sui musei del futuro. E il domani fa rima con ricerca. Un museo senza ricerca non vive. Permettetemi una paragone un po' forte. Un museo senza ricerca diventa una vetrina vuota che non ha contenuti. Il museo è ricerca, devo dire che anche a seguito della riforma e all'autonomia dei musei che è stata fatta dal ministro Franceschini e portata avanti con forza adesso dal ministro San Giuliano, i musei stanno
ponendo sempre più attenzione a questo aspetto, che secondo me andrebbe ulteriormente sottolineato. E a proposito di trasformazioni alle porte, non è da meno il complesso museale del Santa Maria della Scala, con la direttrice Chiara Van Dambrini in prima fila a carpire i preziosi consigli del direttore del Museo Egizio. Ed è stato proprio Cristian Greco ad aprire a possibili collaborazioni tra il Museo Torinese e quello senese. Certo, noi siamo aperti a collaborazioni con tutti, abbiamo dal 2014 ad oggi abbiamo firmato 89 memorandum of understanding con musei, istituti di ricerca, istituzioni culturali italiane e straniere, quindi quando c'è una progettualità comune che sia di interesse per le varie istituzioni, noi siamo sempre aperti a collaborare, a servizio, perché lo ricordo sempre, noi siamo a servizio della collettività. E a proposito di Santa Maria della Scala, il neopresidente Leone a New York a caccia di investitori. Primo passo, nuovo statuto, poi la programmazione. Simona Sassetti. Cristiano Leone, subito dopo essere diventato presidente della Fondazione Santa Maria della Scala, ha preso il volo per New York. Un volo per promuovere il suo nuovo libro, ma anche per iniziare subito a cercare i contatti di artisti e investitori per il complesso museale senese. Siena affascina tutti coloro i quali, ecco, già iniziato a parlare del progetto, perché ecco, tutti sono interessati ad un progetto concreto, per cui è stato semplice per me, come dire, poter sedurre già alcune persone parlando dell'importanza culturale di Siena e del Santa Maria della Scala. C'è bisogno davvero di avere degli investitori, quindi ecco, sia privati che pubblici, per cui ecco, la cosa che noi stiamo faremo tra le prime cose è proprio, come dire, definire uno statuto che consenta, come dire, l'ingresso di nuovi soci, nuovi partner, nuovi investitori. Quindi c'è naturalmente un bisogno attivo di risorse che quindi siano naturalmente finanziate, perché ovviamente nulla si può fare senza, come dire, una gestione manageriale di questo tipo, ma soprattutto appunto c'è una volontà, come dire, di apertura totale, perché ecco, io vorrei tanto, soprattutto ecco, io vengo comunque da un'esperienza con l'università, quindi so quanti giovani sono interessati, come dire, a poter accedere ai musei, in particolare al Santa Maria della Scala, per cui ecco, le iniziative guarderanno in particolare alle nuove generazioni. Leone ha delle idee ben precise per il futuro del Santa Maria della Scala, come al Matadero di Madrid, ex matatoio riconvertito in spazio culturale, o al Saint-Catherine di Parigi, sede di pompe funebri e oggi un centro polivalente di grande vitalità, ovvero delle visioni che hanno portato vita dove c'era morte. Per questo desidera proprio riflettere sulle tradizioni del Santa Maria della Scala, ovvero l'ospedale. Quanto riguarda la storia dell'ospedale, credo che debba meriti davvero di essere raccontata. Credo che non si debba, come dire, confondere il percorso di visita culturale con con la storia dell'ospedale. Le due, diciamo, questi due binari devono essere paralleli, per cui ecco, desidero immaginare come dire, delle sale davvero dedicate alla storia dell'ospedale e nello stesso tempo liberare il resto, come dire, dei percorsi artistico, storico, culturali, in maniera tale che effettivamente lì si possano creare delle contaminazioni tra il contemporaneo e l'antico e che dunque il visitatore possa avere chiaramente in alcuni luoghi la storia dell'ospedale e in altri, come dire, assista a questo gioco di strati. Quello che vedete alle mie spalle non è purtroppo lo scenario attuale, perché il Monte Amiata è senza neve. Superato l'impasse sul rinnovo delle autorizzazioni, il rischio di ritrovarsi con una stagione sciistica rovinata è purtroppo sempre più alto. Tutti i dettagli nel servizio di Lorenzo Agnelli. Niente freddo e la neve che non c'è. L'inverno in Italia non si vede e per le stazioni sciistiche la situazione è drammatica. Manca il bianco e c'è il verde anomalo per gennaio dei prati in quota dell'Amiata. Un inverno da bollino rosso per gli impianti sciistici, nessuno è attivo e all'orizzonte non si intravede una possibile apertura. Temperature alte, anzi altissime per la stagione, anche sulla vetta del monte a metà tra Siena e Grosseto per buona parte della giornata, ben al di sopra dello zero. Perturbazioni umide con addirittura pioggia e vento di scirocco hanno vanificato le attività di innevamento artificiale che almeno sul versante grossetano sono state avviate la settimana scorsa. Dopo lo stallo sul rinnovo delle autorizzazioni tra la società AIS del versante senese e l'amministrazione comunale di Abbadia San Salvatore superato a metà dicembre, adesso lo scoglio più grosso, quello dell'assenza di freddo e neve.
una condizione critica di dimensioni gigantesche che colpisce l'intero comprensorio sciistico, dagli impianti agli alberghi, dai ristoranti ai maestri di sci. Un'anomalia forse per cui la vera colpevole resta la crisi climatica innescata dall'uomo con le sue emissioni, che si traducono nel presente in rischi economici per il turismo e nell'immediato futuro in ripercussioni sull'agricoltura, dato che senza risorse idriche la prossima estate potrebbe risultare letale per le colture tra caldo e siccità. La speranza è che nei prossimi giorni ci sia un cambio netto atmosferico con un abbassamento drastico delle temperature e una perturbazione nevosa in arrivo, gli unici fattori che possono risollevare un inverno caratterizzato dal rischio reale di vedere la stagione sciistica, almeno per l'Amiata, saltare completamente. E adesso andiamo in Valdelsa. Riccardo Vannetti, candidato sindaco per il centro-sinistra a Colle Valdelsa, in una conferenza stampa organizzata da Sinistra per Colle, ha espresso i propri pareri sul progetto del tubone. Per Vannetti è possibile una terza alternativa e quindi una soluzione. Sentiamo. Negli spazi della piscina Olimpia di Colle Valdelsa, la Sinistra per Colle ha organizzato una conferenza relativa al progetto del tubone. Alla conferenza è intervenuto Riccardo Vannetti, candidato sindaco per il centro-sinistra, il quale ha posto l'accento su due parole chiave: conoscenza e partecipazione. Conoscenza e partecipazione per trovare una terza via che vada oltre al semplice sì o al semplice no per quanto concerne la realizzazione di tale progetto. Sono molto contento che Sinistra per Colle abbia organizzato un incontro come quello di oggi pomeriggio, in cui si è parlato di sostenibilità, ma più nello specifico di tubone. Credo che incontri come questo servano alla cittadinanza per informarsi, per entrare in profondità su questo tema e conoscere questo progetto. Trovo che la partecipazione, l'innovazione e soprattutto anche tutto quello che è la pianificazione di un percorso futuro fatto insieme ai cittadini su questo progetto possa essere la chiave per trovare una soluzione terza che non sia il semplice sì o il semplice no. Sono molto felice anche di essere sostenuto da una coalizione multisfaccettata che ha posizioni eterogenee proprio sulla questione tubone. A Colle Valdelsa, duro attacco dell'opposizione nei confronti della maggioranza, ritenuta colpevole di gestire pessimamente le priorità dei cittadini. Inoltre viene chiesta chiarezza sui 4,5 milioni di euro provenienti dal PNRR. Con un duro comunicato, tutti i gruppi di opposizione del Consiglio Comunale Colligiano attaccano l'amministrazione comunale. In seguito all'approvazione del bilancio di previsione, la maggioranza ha palesato di dare priorità ai servizi ai cittadini, alla gestione della crisi abitativa e alla manutenzione di strade e spazi pubblici. L'opposizione ritiene che questi punti non siano stati una priorità per l'amministrazione comunale, anzi siano stati gestiti in maniera pessima. Inoltre, nel comunicato dei gruppi di opposizione viene posta l'attenzione ancora una volta nei confronti dei 4,5 milioni di euro del PNRR. Poche settimane fa tutta l'opposizione unita aveva denunciato la perdita di queste risorse a causa di scadenze non rispettate da parte del comune. In seguito il vice sindaco Stefano Nardi aveva rassicurato pubblicamente sull'arrivo di questi fondi, ben 4,5 milioni di euro. Tuttavia nel comunicato dei gruppi di opposizione si legge: non ci sono state né smentite né aggiornamenti sulla questione dei 4 milioni e mezzo di euro. Sono da considerarsi perduti per la nostra città. Se queste risorse destinate alla rigenerazione urbana ci sono, che l'amministrazione produca i documenti necessari a supportare certe affermazioni. A pochi giorni di distanza dall'avvio dei lavori dell'ex ospedale Santa Fina, il PD di San Gimignano invita a tenere un ritmo serrato per arrivare quanto prima alla conclusione dei lavori, al fine di dare nuovi spazi alla RSA. Sono partite alcuni giorni fa le prime operazioni di canterizzazione per la prima fase dei lavori di riqualificazione funzionale del presidio sociosanitario Santa Fina a San Gimignano. Il Partito Democratico di San Gimignano si esprime sull'avvio della prima fase dei lavori con una nota condivisa dall'Assemblea Comunale e ringrazia i soggetti coinvolti e l'amministrazione comunale che hanno portato avanti un progetto così importante da circa 16 milioni di euro.
Siamo felici di questo momento storico per la nostra città e per tutta la Val d'Elsa, affermano i democratici. E adesso è fondamentale, a fronte del troppo tempo trascorso, riuscire a tenere un ritmo serrato per arrivare quanto prima alla conclusione dei lavori per dare nuovi spazi a disposizione della RSA. Di fatto, in passato, i democratici turriti erano intervenuti con toni molto decisi sul tema dei ritardi all'avvio dei lavori e ora aggiungono: adesso non bisogna abbassare la guardia, è importante che l'ASL proceda a passo spedito e consideri la necessaria attivazione conseguente della fase 2, rispettando anche la scadenza della progettazione esecutiva per ottobre 2024. Ci spostiamo a Radicofani, dove raddoppia il festival letterario. Sentiamo i dettagli nel servizio di Francesca Campanelli. La posta letteraria di Radicofani raddoppia. Al festival letterario estivo si aggiunge da quest'anno un appuntamento invernale, la posta off. La prima data è quella del 20 gennaio alle 17 al Teatro Comunale Costantini per l'omaggio ad un grande giornalista, un evento a cui parteciperanno nomi importanti del giornalismo italiano e che i ragazzi dell'associazione Pyramid ci presentano così. A pochi mesi dalla prematura scomparsa di Andrea Purgatori, omaggeremo questo grande giornalista presentando il libro pubblicato postumo Volevo fare giornalista giornalista, inchieste su grandi misteri italiani, edito da Solferino. Il libro ripercorre, attraverso le sue inchieste su articoli principali, la straordinaria avventura professionale di un protagonista del giornalismo italiano. Intervengono Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera, Paolo Conti, editorialista del Corriere della Sera, Sergio Rizzo, giornalista e saggista, e Peter Gomez, direttore del Fatto Quotidiano Online. E adesso la pagina sportiva, il calcio. Pareggiano il Siena e l'Asta Taverne. Vittoria, sempre ovviamente in eccellenza, per il Valentino Mazzola. Sentiamo. Pareggia il Siena in trasferta contro la Lastrigiana. La gara si chiude sull'1-1. La partita si decide nei primi minuti di gioco. I padroni di casa bloccano il risultato al 19esimo con Del Pela. La Rovo rimpatta al 23esimo con Lollo. Non moltissime le occasioni da rete in una gara particolarmente faticosa per i giocatori a causa di un pessimo terreno di gioco. Obiettivamente ci aspettavamo sicuramente un campo non in perfette condizioni, ma proprio così è duro giocare a calcio su campi del genere, che può essere Serie A o terza categoria, non ha nemmeno senso giocare su questi campi. E non voglio fare una colpa alla Lastrigiana sicuramente, ma in generale in Italia siamo molto indietro purtroppo, e quindi bisogna fare di necessità virtù quando trovi campi così. C'è poco da allenare, da provare. Il Mazzola vince in trasferta nel derby contro la Sinalunghese. A determinare la vittoria dei biancocelesti, la rete all'83esimo di Gianneschi. È una bellissima giornata, è stata una partita tiratissima, giocata su un campo comunque difficile, anche proprio il terreno di gioco un po' scivoloso, ma non abbiamo rinunciato mai alla qualità delle giocate. Nel primo tempo abbiamo fatto un po' fatica a trovarle, venivamo da appunto tante partite sul campo sintetico e l'adattamento ci abbiamo messo un po', e il secondo tempo abbiamo fatto una roba splendida con qualità, con sacrificio, con fase difensiva alta e fatta benissimo, con tante occasioni da gol. L'Asta Taverne stringe i denti e rimonta due gol, conquistando un punto contro l'Audax Rufina. Il risultato finale è di 2-2. Siamo andati in svantaggio dopo pochi minuti su una carambola, veramente. Poi dopo un errore su un corner, su uno schema su calcio d'angolo, ha fatto sì di andare sotto 2-0. Dopo aver preso gol al 94esimo mercoledì e dopo essere 2-0 in casa contro uno scontro diretto, spesso e volentieri vai giù di testa e rischi la debacle. Invece i ragazzi sono stati bravi a riprendere il risultato, e sicuramente il rigore al 44esimo ci ha aiutato. E adesso il volley, quinto successo consecutivo per la Emma Villas, che ha superato Pineto per 3-7-0. Un periodo positivo, come ha detto il vicepresidente Fabio Mechini, che pone un obiettivo: stupirsi. Sentiamo.
Dopo la vittoria ottenuta sabato sera a Pineto, sono 5 i successi consecutivi della Emma Villas Siena. La squadra, allenata da coach Graziosi, sale così a quota 33 punti in classifica e ben 14 punti senesi li hanno conquistati proprio nelle ultime 5 gare. A Pineto hanno messo in campo una prova solida, lucida e attenta. Soddisfatto di quanto sta facendo la squadra, il vicepresidente Fabio Mecchini, che non si accontenta di questa striscia positiva, ma si pone come obiettivo quello di stupirsi. Non ci si accontenta ovviamente di queste 5 vittorie consecutive, non ci si accontenta del terzo barra quarto posto in classifica, ma vogliamo sempre di più stupirci settimana dopo settimana. E chiaramente questa cosa viene da sé che, lavorando bene in settimana con pazienza, potrebbe essere anche che questa striscia positiva si possa anche allungare. È stato un momento molto 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 importante, non era scontata come poteva far sembrare la classifica, ma è una partita da prendere con le molle come è stata, e siamo stati bravi a gestirla con pazienza, perché poi in trasferta squadre che lottano per la salvezza ogni domenica possono tirar fuori, hanno 2 giocatori nuovi, avevano l'allenatore nuovo, per cui insomma c'erano tutti i presupposti perché bisognava stare attenti al 100%, e siamo stati bravi, molto molto bravi, pazienti e bravi. Io ho fatto una battuta ieri: andiamo a letto da secondo in classifica, e poi oggi abbiamo visto un po' di partite. Cuneo a fatica ha fatto 3 punti a Versa, Rotazzolina sta vincendo, per cui insomma sta andando come dovrebbe andare, per cui ci sono presupposti per continuare a pensare positivo, sempre comunque l'importante è che pensiamo una partita alla volta, senza l'ansia, senza la fretta di dover guardare il termine, pensiamo solamente alla prossima, e adesso abbiamo questa importantissima partita in casa contro Reggio Emilia. E chiudiamo parlando di atletica. Ospiti della trasmissione domenica Sport Sera, i maratoneti Ilias Oani e Ioannes Chiappinelli, che hanno parlato del loro sogno olimpico. Sentiamo. Le punte di diamante del Tuscany Training Camp sono alla caccia di un posto per le Olimpiadi di Parigi. Nella realtà nel senese, fondata da Giuseppe Giambrone, si allenano e preparano alcuni dei prospetti migliori a livello nazionale e internazionale dell'atletica. I punti di riferimento sono 2, l'atleta del gruppo sportivo dei Carabinieri Ioannes Chiappinelli e del gruppo sportivo delle Fiamme Azzurre Ilias Oani. Quest'ultimo è il primatista italiano nella maratona e da ormai alcuni mesi ha scelto di proseguire la sua carriera con il Tuscany Training Camp. Beh sì, questo per me è un periodo di costruzione, ancora un periodo di adattamento, essendo ancora nuovo in questa realtà, essendo ancora nuovo in questo team di atleti di altissimo livello. E anch'io mi sto preparando e mi sto avviando verso quella che è una stagione importantissima, verso quella che è una stagione che ha appuntamenti importanti come gli Europei a Roma, le Olimpiadi a Parigi. Per Tokyo 2021 ho sfiorato la qualificazione di 2 posti nei 10.000, quindi ci tengo insomma a fare in modo che questo non ricapiti nelle prossime Olimpiadi. E d'altronde si sa che le Olimpiadi è un po' rappresenta il sogno di ogni sportivo, ed è in un certo senso quello per cui gli atleti lavorano e si allenano da sempre. Anche al senese Ioannes Chiappinelli la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo sfuggì per pochissimo. Nel corso del 2023 anche lui si è approcciato alle maratone. L'obiettivo della stagione sono le Olimpiadi, quindi mi sto preparando per la prossima maratona, che spero che mi permetterà insomma di andare a fare queste Olimpiadi, che ci conto tanto. E ho lavorato bene prima e continuerò a lavorare bene appena possibile. Ci spero tanto, e le scorse Olimpiadi le ho mancate di poco, e quindi non vorrei insomma che succedesse come la scorsa volta, quindi lavorerò veramente tanto affinché si realizzi questo piccolo grande sogno. Bene, siamo in chiusura, non ci sono notizie dell'ultima ora, vi lascio alle previsioni del tempo e successivamente alle 21.30, come ogni lunedì, a Alessandro Pagliai con la partecipazione di Luciano Sardone, che vi accompagneranno all'interno di Fuori Campo con tutti i loro ospiti alle 23.30 circa, la replica del nostro TG. È veramente tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.